Romina Power va ad Amici, confermata Antonella Clerici. Ma Albano preferisce i figli. Maria De Filippi si aggiudica Antonella Clerici e Romina. Ma Albano non ci è. Si prepara a festeggiare il compleanno, ci saranno entrambe le sue ex? Romina Power è volata a Roma e sabato 18 maggio farà parte della giuria di Amici dopo Mara Venier. Per svolgere il suo impegno professionale, la cantante si è dovuta separare a malincuore dalla sua amata cagnolina Nala. Su Instagram ha descritto la sua tristezza per il distacco, commentando una dolcissima foto del suo cucciolo. Vorrei portarla sempre con me, ma domani parto di nuovo. Ma il dovere chiama e Romina non può deludere i suoi fan che attendono trepidanti di vederla in TV. E sul profilo Instagram del fan club ufficiale si precipitano a scrivere. Romina, finalmente domani sera ti vedremo in TV ad Amici. Sarà una serata speciale e non vedo l'ora, ti voglio bene col cuore rosso. Intanto Maria De Filippi si aggiudica la presenza anche di Antonella Clerici, che però probabilmente non sarà una delle giurate, come precisa TV Blog. Un vero e proprio colpaccio per Queen Mary, soprattutto dopo lo stop della Rai che le ha impedito. Salvo ulteriori sviluppi, di partecipare a Domenica in con Mara Venier. Accanto a Romina e alla Clerici, ci sarà J-Ax, fresco del successo della prima puntata di All Together Now, condotto da Michelle Hunziker. E Albano? Lui non sarà alla corte di Maria. Forse resterà a casa a guardare in TV l'ex moglie, sempre se Loredana Lecciso glielo permetterà. La showgirl infatti, stando a quanto scrive sui social, ci aggira in questi giorni nelle tenute Albano. La sua presenza a Cellino San Marco, come quella di Romina in Italia, potrebbe non essere del tutto casuale. Infatti, il 20 maggio Albano compirà 76 anni. Chissà se riuscirà a coronare il suo desiderio di essere circondato dai suoi 5 figli per il compleanno. Il cantante in un'intervista a Gente ha raccontato di quanto sia complicato riunire la famiglia. Quando sto con i miei ragazzi mi sento completo, anche se averli tutti e 5 insieme è complicato. Christel vive a Zagabria con il marito Davore e il piccolo Kai. Ad agosto, poi, arriverà una bambina. La speranza però è l'ultima a morire. Intanto è tornata a vivere in Italia Romina Jr., Yuri è in giro per il mondo, ma potrebbe fare tappa in Puglia. Coi più piccoli, Jasmine e Bido, avuti dalla Lecciso, è più facile. Se sono a casa li porto a scuola, li vado a prendere.
cercando di costruire giorno dopo giorno un rapporto profondo e rispettoso. Dai miei genitori ho imparato l'ABC della vita e non potevo desiderare scuola migliore. Gli stessi valori li ho trasferiti ai miei figli. E ora Jasmine e Bido stanno insegnando a me a leggere un mondo così distante dal mio.